Asilo in balia dei vandali, ennesima irruzione notturna a Trapani nell'asilo nido comunale di Viale Marche. Si parte con People Fly. Da oggi Birgi avrà un collegamento diretto con Barcellona. Alle 14 la compagnia rumena della Viro Air darà il via a due tratte settimanali da e per la capitale catalana. Aula Falcone Borsellino, inaugurata questa mattina l'anno accademico dell'Unicusano, nel corso della cerimonia è stata intitolata l'Aula Magna della sede e due giudici uccisi dalla mafia. Natale in via Fardella, da domani e fino all'8 gennaio previsti una serie di eventi lungo la centralissima arteria della città di Trapani, promossi dall'associazione Tra Domari Eventi in collaborazione con i commercianti. E per lo sport, sconfitta romana, la Pallacanestro Trapani lascia a Roma i due punti del turno infrasettimanale. Oggi conferenza stampa prepartita invece per Alessandro Calori, domani il Trapani giocherà in trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella. In diretta ancora insieme per questa nostra seconda edizione del TG, ennesima irruzione notturna all'asilo nido comunale di Viale Marche. Per la terza volta, nottetempo, ignoti hanno rotto uno degli infissi e sono entrati dentro la struttura. Vediamo. La riduzione a circa un terzo dei posti disponibili negli asili nido comunali ha creato non poche difficoltà agli utenti. Sono infatti 187 i posti previsti per un servizio primario ed essenziale, qual è quello degli asili nido. Al momento sono circa 60 bambini ospitati nelle tre strutture parzialmente agibili, ovvero in via Santa Maria di Capua, via Canale Scalabrino e in via Le Marche. La quarta struttura, quella di via Marino Torre, resta invece chiusa. Le strutture aperte, dopo un sopralluogo per verificarne la sicurezza, sono state autorizzate per ospitare 30 persone, bambini più personale. A questi disagi si aggiunge da qualche tempo quello ulteriore creato dai furti notturni, 3 in appena una settimana, che portano alla chiusura nella giornata successiva. Abbiamo contattato il dottor Guarano, dirigente del comune per il servizio negli asili, e ci ha comunicato che l'amministrazione sta provvedendo a richiedere preventivi per collocare dei dispositivi anti-intrusione. Addirittura si era pure pensato ad una guardia notturna, con un non indifferente aggravio di spesa che ci chiediamo con quali fondi possa avvenire, considerato che solo pochi giorni fa l'assessore al ramo Michele Cavarretta si è dimesso per l'azzeramento dei fondi al suo assessorato. Ma non è tutto. Da fonte attendibile sembrerebbe che in realtà il plesso è già fornito di impianto anti-intrusione, peraltro funzionante, ma inspiegabilmente non viene attivato. Come si suole dire, spesso la mano destra non sa quello che fa la sinistra. A Trapani, in corso Piersanti Mattarella, Sinatra. Ora è Natale. Da oggi Birgi avrà un collegamento diretto con Barcellona. Alle 14 la compagnia rumena della Viro Air darà il via a due tratte settimanali da e per la capitale catalana. Adesso è ufficiale. People Fly, da oggi alle ore 14, darà il via alla operatività annunciata da un paio di mesi dallo scalo trapanese. La compagnia rumena, che ha la sua sede principale a Bucarest, ma che sul territorio è gestita da broker sardi, inaugura il suo Trapani-Barcellona. La capitale catalana sarà raggiunta da un BAE 146-300, aereo da 112 passeggeri, della Aviro Air, dotato di sedili in pelle disposti a gruppi di tre. L'aeroporto sarà quello principale di Barcellona e il Prat. La compagnia ha tenuto a sottolineare che per loro questo è un grande momento, atteso e progettato per due lunghi anni, anche assieme ai nostri partner locali di Ambizione Viaggi, grazie ai quali è nata questa prima unione professionale che, partendo poco alla volta e a piccoli passi, ci ha permesso oggi di realizzare questa impresa. Comprensibile entusiasmo quello di Andrea Caldart, broker di People Fly, che aggiunge di confidare in altre imprese per unirsi a noi per fare sistema sul territorio. Insomma, dopo un paio di rinvii e qualche tribolazione, finalmente si parte. E dal 20 dicembre partirà la tratta Trapani-Bucarest e quella per Roma-Fiumicino, che poi raggiungerà Reggio Calabria. C'è grande potenzialità, c'è una grande voglia di lavorare e di crescere che ci fa ben sperare per il nostro futuro, scommettendo su questo territorio, ha aggiunto il management della compagnia rumena per l'inaugurazione di oggi. Grande entusiasmo dunque che dovrebbe fare schedulare una terza tratta europea nei prossimi mesi, il Trapani-Parigi. Questa mattina è stata inaugurata l'aula dell'Università Niccolò Cusano intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vediamo com'è andata nel servizio.
La nostra università è proiettata nel far prendere ai ragazzi il senso di responsabilità e di preparazione che è necessario che ogni professionista abbia all'interno della civiltà civile. E i nostri esempi come uomini del territorio, come uomini che hanno speso la propria vita, sono Falcone Borsellino, per riportare l'ordine e la giustizia nel nostro territorio. Noi vorremmo non avere più bisogno di eroi in futuro, facendo in modo che i ragazzi abbiano quella responsabilità per portare la coscienza, la moralità e l'onestà all'interno della società civile, con la preparazione e la ricerca scientifica. Senatore, è importante che due figure, quella di Falcone e Borsellino, continuano ad essere ricordate soprattutto da esempio anche per i giovani che si avviano attraverso l'università a prepararsi all'ingresso nella società, nel mondo del lavoro. Sì, è un elemento molto importante, è un fattore molto importante, però come ho detto poco fa, speriamo che non sia la solita goccia nell'oceano, speriamo che si trasformino in azioni di legalità, che sia i ragazzi che fanno parte di questa università, ma anche docenti e tutti coloro che partecipano a vario titolo, possano riportare immediatamente nelle loro vite quotidiane, in modo tale che la legalità diventi sempre più un modo di essere e non un riferimento a spesso magari astratto. Speriamo che questo si trasformino in azioni di scelta nel dire no a quelle che sono, diciamo, azioni illegali e che purtroppo spessissimo nei nostri territori ci sono. Il Vescovo nomina 4 vicari foranei nella diocesi di Trapani, operative anche le nuove nomine negli uffici pastorali. Con la prima domenica di Avvento è entrato in vigore il decreto vescovile che rivede la suddivisione territoriale della diocesi di Trapani. La riorganizzazione, frutto del confronto maturato negli ultimi 2 anni nel Consiglio Presbiterale Diocesano, più che una soluzione tecnica e organizzativa, dice il Vescovo Pietro Maria Fragnelli, è uno strumento per favorire la comunione nella Chiesa locale in un rinnovato impulso di sinodalità e solidarietà, con una divisione del territorio più affine e meno frastagliata. Il territorio diocesano viene suddiviso in 4 vicariati forani. Il primo vicariato, costituito dalle parrocchie del centro urbano di Trapani, Casa Sant'Erice, Xitta e delle 3 isole Egadi, ed è affidato al coordinamento del vicario foraneo Don Alberto Genovese. Il secondo vicariato è costituito dalle parrocchie di Erice Centro Storico, Valderice Centro Urbano e Frazioni, San Vitolo Capo, Custonaci, Buseto Palizzolo e Frazioni, Fulgatore, Torretta, Ballata, Ummari, Napola, Lenzi, Tangi, Dattilo ed è affidato al vicario foraneo Don Franco Giuffrè. Il terzo vicariato viene costituito dalle parrocchie di Paceco, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salina Grande, Nubbia ed è affidato al vicario foraneo Don Salvo Morghese. Il quarto vicariato, infine, è costituito dalle parrocchie dei comuni di Alcamo, Calatafimi Segeste e Castellammare del Golfo ed è affidato a Don Franco Finazzo. Adesso parliamo di manifestazioni natalizie diverse, le iniziative in programma fino all'8 gennaio. Cominciamo da Erice. Ad Erice ieri si respirava aria di Natale. Il borgo medievale, già di suo, ha i contorni di colori di un grande presepe incastonato nella montagna, regalando un'atmosfera davvero particolare, a tratti anche surreale. A rendere il tutto ancora più magico il suono delle zampogne che ieri ha riecheggiato per tutta la giornata tra le viuzze vicine, prese d'assalto da migliaia di visitatori, il che ha regalato un colpo d'occhio davvero d'eccezione. Le manifestazioni natalizie sono entrate nel vivo con il Festival Zampogne dal Mondo, la rassegna internazionale di musiche e strumenti popolari promossa su iniziativa dell'amministrazione comunale e dalla Fondazione Ricciarte, che andrà avanti per tutto il Ponte dell'Immacolata per concludersi domenica. Ieri il primo appuntamento che ha regalato una emozionante giornata con il sottofondo delle melodie di cornamuse, zampogne e pive. Ad Erice per l'occasione sono arrivati 5 gruppi, di cui 3 dall'estero, precisamente dalla Scozia, dall'Albania e dalla Polonia. Gli altri 2 vengono invece dal Lazio e dall'Icata.
Dopo le esibizioni itineranti per le vie di Erice, ieri in piazza si è tenuto il concerto di apertura che sarà riproposto sempre nella stupenda cornice di Piazza Loggia anche questo pomeriggio, mentre domani e domenica l'appuntamento sarà alle 18 nella chiesa di San Martino. Anche quest'anno sono tornati i mercatini di Natale organizzati dalla UPA Casa Artigiani di Dina Magadino. Nelle casette si possono trovare tante idee regalo e buoni sapori locali con i prodotti tipici, dolci e bevande a partire dal vin brulè caldo accompagnato dal tradizionale mustazzolo. Tra le novità di questa edizione il succo di melograno spremuto a vista e subito servito. E naturalmente non potevano mancare le sfince e tante altre bontà davvero per tutti i palati. Naturalmente i riflettori restano puntati anche sui presepi, a partire dal presepe monumentale meccanico di James Callery, allestito in maniera permanente all'interno del Sales. Ed ancora i presepi in miniatura, tra cui quello più piccolo del mondo, di Vito Romano, che si può vedere al Museo Cordici. Manifestazioni natalizie anche a Valderice, in particolare i mercatini di Santa Lucia e la Bibbia nel Parco. Abbiamo ascoltato l'assessore alla cultura, sport e turismo del comune, Serena Pollina. L'evento che si chiama Mercatini di Santa Lucia si svolgerà presso il Molino Excelsior, sia all'interno che all'esterno del Molino, e prevederà diverse giornate, in particolare tre giornate, a partire da domenica 11 dicembre, 12 e 13 dicembre, che poi è la festività proprio di Santa Lucia. E, l'evento si svolgerà con diversi momenti, sia momenti di degustazione che momenti di rappresentazioni teatrali che musicali. E inoltre ci saranno l'esposizione di mercatini con degli stand di artigianato locale, proprio per la promozione dell'artigianato locale del nostro territorio e delle degustazioni tipiche delle nostre tradizioni popolari. L'apertura degli stand è prevista per le ore 18, poi c'è un calendario dettagliato perché alle 20 parte la degustazione, poi dopo degustazione ci saranno le varie, a seconda delle giornate, delle attrattive diverse, quindi dalle rappresentazioni teatrali a veri e propri concerti natalizi, fino a finire con il 13 dicembre, che è proprio la festa di Santa Lucia, con una sfilata delle Sante Lucie, delle ragazze vestite con delle tuniche bianche, molto molto scenografica, con pure delle candele, insomma, proprio a rappresentare la luce di Santa Lucia. Però Valderice ha anche altre manifestazioni per queste festività, ne diciamo qualcuna, insomma, le più importanti. Sì, sicuramente una delle attrattive principali delle festività natalizie è la Bibbia nel Parco, che è già alla 20ª edizione, ma ci saranno anche delle esposizioni di un plastico di modellismo ferroviario del 1930-50, insomma, presso il Molino, che sarà aperto dall'8 di dicembre all'8 di gennaio. Poi ci saranno anche delle mostre di collezionismo previste, dei concerti natalizi, altri eventi previsti sempre a scopo benefico, insomma ci sarà un palinsesto abbastanza vario. E come ogni anno, adesso in questa edizione, dal 6 all'11 di dicembre a Custonaci si tiene lo Spincia Day al centro storico, stand e degustazione del tipico dolce natalizio. E l'Associazione di Cultura Trapani Tradumari Eventi, in collaborazione con alcune attività commerciali della Via Fardella, con il patrocinio del Comune e con la partecipazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, organizza l'evento Natale in Via Fardella. Da domani e fino all'8 di gennaio, lungo la Via Fardella, si terranno una serie di eventi. Domani alle ore 17 ci sarà la manifestazione inaugurale con la sfilata della banda musicale Città di Paceco e l'accensione delle luminarie natalizie realizzate dai negozianti che hanno aderito al progetto e con la partecipazione dell'Ente Luglio Musicale. Previsti eventi ogni giorno dalle 17 alle 19.30. Domenica l'appuntamento sarà con i tamburi Trinacria, mentre lunedì, mercoledì e venerdì ci sarà lo Zampognaro. Martedì e giovedì la street band, sabato 17 la street folk, domenica 18 il grande corteo ottocentesco con i musici e sbandieratori trapanesi. Il 21 dicembre giungerà Babbo Natale in slitta con la Babbo Natale band. Gli eventi proseguiranno con l'inizio dell'anno nuovo. Tutti coloro che acquisteranno i propri regali natalizi nei negozi che hanno aderito al progetto in via Fardella riceveranno gratuitamente un biglietto che permetterà loro di vincere un dono nella giornata conclusiva dell'8 gennaio. La direzione artistica di tutto l'evento è del maestro Claudio Maltese. Da domani pomeriggio avremo così il Natale in via Fardella, voluto da tanti negozianti con amore e dedizione per questa città.
Domenica pomeriggio alle 18 al Teatro dei Salesiani a Trapani si terrà un concerto per sensibilizzare i giovani su temi sociali importanti. Il gruppo Shalom nasce proprio per caso tra l'incontro di diversi amici musicisti che hanno proprio questa volontà e obiettivo di lanciare un messaggio oltre la musica. Per l'appunto creano questo progetto Shalom, il nome stesso lo dice, pace, perché vogliono mandare proprio questo messaggio di vita e di pace attraverso la musica da tanti punti di vista, oltre che, come la parola stessa dice, pace, contro la guerra, ma anche in favore dell'integrazione razziale, contro il bullismo, tanti punti di vista che ritrovano la pace cosiddetta del cuore. Aspetti sociali nella musica che verranno riproposti la settimana prossima anche a Marsala. A Marsala nelle date 16 e 17 dicembre alle ore 21 verrà riproposto lo stesso concerto musicale al Teatro Sollima. Promozione della qualità, qualità della promozione. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto al Parlamento Provinciale di Trapani, promosso dall'Associazione Cotulevi. L'incontro svoltosi presso il Parlamento Provinciale di Trapani ha visto la grande partecipazione degli studenti dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano, dell'Istituto Tecnico Economico Calvino, dell'Istituto Pertini, dell'Istituto Mazzini. Il tema è stato la promozione della qualità, qualità della promozione, proposto dallo Sportello Antiviolenza Diana e dall'Associazione Cotulevi. Dopo i saluti della Presidente dell'Associazione Aurora Ranno è intervenuto l'Avvocato Diego Maggio in rappresentanza del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani. L'Avvocato ha saputo raccontare la Sicilia con un forte sentimento e ha voluto affidare agli studenti la carta toponomastica che segna la strada del cambiamento, dove bisogna incentivare le attività di informazione verso i consumatori per migliorare la conoscenza dei prodotti agroalimentari che sono tutelati dai sistemi di qualità, dai siti archeologici, dalle tradizioni popolari, dalle bellezze naturali del territorio. Infine, bisogna assicurare garanzia per i consumatori su metodi di produzione ed elevare la competitività dei produttori primari all'interno della filiera agroalimentare. Interessante è stato il dibattito con gli studenti che hanno condiviso opinioni, riflessioni con il relatore in uno scambio che ci si augura proficuo per la società. Ceria Mauro, Via Orti 127, Trapani. Adesso lo sport, iniziamo con il basket, sconfitta per la Pallacanestro Trapani, una partita punto a punto che ha visto maturare la vittoria della squadra di casa nei 5 minuti finali. Non sono bastati i 26 punti di Kedrick Mace, finisce 98-84. Queste invece le parole di coach Ducarello al termine della gara. Noi aspettavamo, pensavamo che ci credessero fin dall'inizio, soprattutto Meise e Viglianisi sono stati molto bravi a cercare di isolare Meise durante 40 minuti, a volte ci sono pure riusciti. Noi abbiamo prodotto troppo poco, secondo me, dal punto di vista di squadra, siamo stati attaccati alla partita, secondo me, soprattutto dal punto di vista dell'individualità e del talento dei nostri giocatori. Questo credo che non va bene, però da un lato abbiamo l'assenza di due playmaker importanti che sono Tommasini e Tavernelli, dall'altro credo che siamo stati bravi perché comunque siamo stati gli ultimi 5 minuti attaccati alla partita, dove il punteggio è stato 78-77, gli ultimi 5 minuti invece ci siamo disuniti completamente, non abbiamo prodotto più gioco, il problema non è stato difensivo, il problema è stato proprio dal punto di vista offensivo, dove facevamo un passaggio, un tiro e facevano il gioco di Roma, consentendo a loro facili contropiedi, facili tiri aperti. Abbiamo concesso troppo dentro l'area, soprattutto per quanto riguarda i secondi possessi, e quindi mi riferisco a rimbalzi offensivi, perché Brown, che è un eccellente giocatore, non può prendere comunque 10 rimbalzi offensivi. E nulla, credo che oggi ha vinto la squadra che ne aveva di più,
e la squadra che ne aveva di più era, è stata la Virtus Roma, che ha meritato comunque la vittoria. Vediamo i risultati di questo turno infrasettimanale valevole per l'undicesima giornata di A2 Ovest. Biella batte Ferentino 180, finisce 66-69 Siena Eurobasket Roma. Siena la prossima avversaria della Pallacanestro Trapani, giocheranno in casa, quindi al Pala Conad, domenica alle 18. Agropoli Rieti 85-80, Latina Legnano 90-85, Casale Monferrato Scafati 63-61, Reggio Calabria Treviglio 90-88, Virtus Roma Pallacanestro Trapani 98-84, Agrigento Tortona 84-70. In classifica solitaria Biella quota 18 punti, seguita da Legnano 16, Siena e Tortona appaiate a 14, Ferentino, Virtus Roma, Trapani, Eurobasket Roma a quota 12, a 10 invece troviamo Rieti, Agrigento, Latina, Treviglio e Agropoli, a 8 Reggio Calabria, Casale Monferrato di punti ne ha 6, chiude Scafati con 4 punti. E adesso invece passiamo al calcio, rifinitura mattutina per il Trapani, la partenza per Chiavari nel primo pomeriggio. Domani per la prima volta mister Alessandro Calori guiderà i Granata nella partita contro la Virtus Entella. Queste le sue parole nella consueta conferenza stampa pre-gara. L'Entella è una squadra, prima cosa, l'avversario è una squadra che, insomma, che sono 2-3 anni che gioca con un sistema di gioco ben definito, sta facendo dei buoni campionati ultimamente, è una buona squadra, ha delle individualità interessanti, quindi è un avversario di tutto rispetto. Per quanto riguarda noi, in questa settimana lavorativamente la squadra ha fatto un buon lavoro, ha dato attenzione, ha cercato di entrare nel modo di allenare che ho io, e quindi stiamo lavorando molto su tanti aspetti, però chiaramente in 4 giorni di lavoro non è che ho la presunzione o di dire ecco hanno capito tutto quello che voglio, assolutamente. Ora la prova bisogna metterci, oggi, domani con questa partita che abbiamo è già la prima partita importante, dobbiamo affrontare con l'atteggiamento giusto e una squadra che non deve togliersi un po' la paura. La cosa che ho detto quando uscite da, quando siamo all'aeroporto, così parte, lasciate la valigia alla paura fuori e pensate a giocare a calcio, pensate a esprimere le vostre qualità, cercare di diventare squadra più velocemente possibile, aiutandosi, avendo coraggio. Io voglio gente che ha coraggio. Però fino a che non li vedo in azione personalmente non posso dare un giudizio prima, no? Però l'allenamento, l'applicazione è stata importante. Io non ho trovato i ragazzi, come ho detto prima, disponibili, hanno lavorato bene alle proposte che abbiamo messo da fare, nell'atteggiamento, mettendoci a coscienza la situazione, che non è una situazione facile, quindi bisogna trovare le motivazioni dentro di noi. Io devo essere un riferimento basilare, io ho entusiasmo ad affrontare questa avventura. Per i ragazzi sono fiducioso perché ho dei ragazzi che hanno qualità. Ancora forse non la esprimono, non riescono a sfruttare queste che sono le loro caratteristiche, ma ci sono i tempi, io credo che ci siano anche i tempi per farlo. Però bisogna iniziare velocemente, purtroppo, però è una necessità. Quindi mi aspetto, sono curioso come voi di vedere questa partita, vedere che risposte hanno e poi lavorare ancora per migliorare quello che abbiamo fatto in questa settimana. E così faremo ogni giorno, non metto una scadenza di settimana in settimana, ma di giorno in giorno. Questo è l'obiettivo che io e i miei collaboratori ci siamo creati, perché penso che pensare oltre non fa male a nessuno, fa male a tutti e non voglio disperdere energia, assolutamente. E la 18ª giornata di Serie B prenderà il via questa sera con l'anticipo delle 20:30 tra Pisa e Bari. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Dalle 20:30 e a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di basket Virtus Roma Pallacanestro Trapani. Alle 23 per Seconda Repubblica il nostro direttore Rocco Giacomazzi ospita il sindaco di Erice Giacomo Tranchida. E adesso pausa per noi, ma torniamo qui per la diretta della nostra seconda edizione del TG. We'll be right back.
Thank you.